L'Italia ha degli spot più rossi, più, un rosso più scuro, che coincidono poi, come vedremo, anche con una più elevata circolazione. Il dato anche in questo caso è di una curva che ha rallentato, poi vedremo i nostri dati anche di RT, c'è stata una ripresa, e quindi è una situazione, diciamo, di molto delicata, in cui c'è sostanzialmente una situazione stabile per quanto riguarda l'incidenza, però alcuni segnali di ripresa sia nell'incidenza di alcune regioni sia nella circolazione di alcune varianti, ma poi ne parlerà il professor Rezza, e anche in qualche modo col valore di RT che poi vedremo è sempre sotto 1 ma è salito leggermente. Il dato della curva ci mostra sostanzialmente che siamo in una situazione stabile. Come vedete la zona ombreggiata rappresenta i casi che non sono ancora completamente confermati o non sono completamente stati caricati, però vedete in qualche modo è una curva stabile. Per quanto riguarda l'incidenza, vi faccio notare che si tratta di un'incidenza che rimane stabile, siamo sempre tra i 130 e i 140 per 100.000 abitanti nei 7 giorni. Per quanto riguarda invece l'RT a 14 giorni, vedete che è un RT quello nazionale che è 0,95, quindi vi ricordate la scorsa settimana era meno di 0,90, oggi siamo saliti a 0,95 e l'intervallo di confidenza più elevato supera l'1, ma vedete che molte regioni sono a cavallo di 1, alcune lo superano in maniera sistematica. Tutto questo inquadramento cosa ci porta sinteticamente a dire? Beh, ci porta a dire che qui siamo in una fase molto delicata dell'epidemia, caratterizzata anche da una circolazione diffusa delle varianti virali, che come sappiamo hanno una maggior trasmissibilità rispetto al virus che siamo stati abituati a conoscere. Ci sono segnali di controtendenza nell'evoluzione epidemiologica e che ovviamente devono essere guardati molto con grande attenzione e consigliano grande precauzione e grande consapevolezza nelle misure da adottare, perché sostanzialmente potrebbero portare rapidamente a una crescita del numero di nuovi casi se non si rafforzano e innalzano le misure, e questo ovviamente laddove c'è soprattutto anche la saturazione dei posti letti nelle aree critiche e nelle aree mediche mette ovviamente è un aspetto problematico e quindi va gestito anche in cooperazione con tutti i servizi sanitari regionali vicini.